permesso tutta questa collocazione abbastanza particolare per questa serata. Poi un particolare ringraziamento alla nostra orchestra. Come dicevo prima, speriamo il prossimo anno di darvi maggior visibilità, però vi ringraziamo anche per quello che avete fatto ieri sera, perché ieri sera si sono esibiti nel corso di San Lorenzo, Balcone sotto le stelle, e voglio ringraziarli per dargli maggior visibilità, mi auguro il prossimo anno. Poi ringrazio in modo particolare, lo consideriamo un vagonese, grazie a voi, il nostro scrittore, che a me mi ha commosso, gliel'ho detto, finalmente un libro che fa sognare. Quindi io mi auguro, l'intenzione è quella, che il nostro Cesare, che curerà la serata insieme ad altri, ci permetta di passare e trascorrere una serata di sogno. Le premesse ci sono tutte. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Allora, ci mettiamo seduti intanto. Io chiaramente invece ringrazio l'amministrazione comunale, la Prologo, che ha organizzato tutto questo e l'ha fatto veramente bene. Scusate i rumori, ma ecco. E non volevo appunto dilungarmi nei ringraziamenti, perché gli organizzatori hanno fatto richiesta appunto di non essere nominati, e quindi io non lo farò, anche se il generale e il sindaco lo ha fatto. E va bene, iniziamo a presentare chiaramente questo scrittore, che, come diceva il sindaco, lo possiamo chiamare a tutti gli effetti un vagonese. Per chi non ha un'età come me abbastanza avanzata, probabilmente non si ricorda di Patrizio, perché lui passava, ha passato molti anni della sua adolescenza qua a Vagone. E lui, ecco, di questo vi vorrà dire molto di più di lui, insomma. Passare l'adolescenza in un paese, in un posto, significa tantissimo, e significa soprattutto amare il posto, amare dove veramente si passano le vacanze. E chi è Patrizio Pacioni? Patrizio Pacioni è uno scrittore, ma soprattutto, ecco, è uno scrittore che ha iniziato, possiamo dirlo questo, un po' tardi la sua carriera, sì. Sicuramente, perché ha avuto questa folgorazione un pochino tardi, diciamo, ma questa folgorazione è stata veramente, come dire, particolarmente foriera di grandi diciamo sviluppi, perché in poco tempo ha scritto un numero di libri veramente, veramente congruo. Io adesso mi sono portato, diciamo, tutta la sfilata dei libri, non la vorrei leggere per non annoiare, sì, perché chiaramente, insomma, non dobbiamo adesso in questa sede dire queste diciamo queste sfilate di libri. Diciamo solamente che ha iniziato con un libro che si chiama Un lungo addio, poi sì. Tu correggimi se mi sbaglio, io adesso vado assolutamente a memoria, quindi 97. Mi correggerai, nel 97. Ed è un libro, chiamiamolo così, di introspezione psicologica, se possiamo così dire, che narra di un amore tra due fratelli, quindi chiamiamolo così, un tema abbastanza particolare. Poi in seguito, se diciamo vogliamo seguire anche la sua carriera di spostamenti nell'Italia, perché forse non sapete che Patrizio si è spostato in Italia lungamente, poi più volte. E il secondo libro, diciamo, è figlio appunto della sua permanenza in Sardegna, e si chiama, ecco, correggimi, Iscassia et Fogu, perché chiaramente è scritto alcune parti, penso, in dialetto in sulcitano. Sulcitano, esatto. E di seguito, dopo appunto questo libro, c'è, anche se dobbiamo dire, aveva in germinazione un libro che è stato basato sul vagone, che si chiama Mater, e era, da come so, è stato concepito molto prima, sì, sì. Ma in seguito appunto a questo c'è stato, diciamo, il suo passaggio da questa, chiamiamola così, base di libri di narrativa, di introspezione. Siamo passati appunto a quello che possiamo chiamare una svolta horror o noir, diciamo. E appunto, se mi aiuti nella c'è stato, se non mi sbaglio, c'è stata una trilogia noir, che era Le Lacs du Dromon, e poi seguito da
Charter e Dalle Tenebre. Dalle Tenebre, esatto, libri che io ho avuto la fortuna di leggere. Poi è arrivato Mater, che è il libro, non perché sono a vagone, ma credo che sia uno dei libri, dei miei libri migliori, è ambientato proprio qui a vagone, che ho avuto l'orgoglio e l'onore di presentare qui a vagone. Poi, e poi è arrivato il commissario Cardone, poi c'è stato sì, no, poi c'è stata la, il seguito dei Promessi Sposi. Esatto, ecco, questo è un libro che a me, ecco, ne vorrei parlare se mi permetti di fare questo piccolo inciso, perché è un libro che a me ha stupito molto. Ha stupito molto perché sicuramente è un libro che prende, perché in poche parole, per poterlo spiegare, riprende nei giorni nostri quello che appunto era stato lasciato da Alessandro Manzoni al momento del matrimonio Florenza e Lucia. Esatto, però chiaramente siamo nei giorni nostri, siamo incredibilmente nei giorni nostri, e io mi sono, dico la verità, veramente divertito a leggerlo, perché da amante o comunque da uno che lo ha studiato, è stato costretto a studiare questo libro per molto tempo, mi sono ritrovato veramente dentro a questi meccanismi. Però infatti io penso che Promessi Sposi sia un grandissimo capolavoro, peccato che lo facciano studiare a scuola. Indubbiamente, però devo dire e invito, insomma, chi può rileggere questo libro a veramente farlo, perché è molto molto interessante. Poi continuando appunto poi è arrivato il commissario Cardona. Esatto, nella bibliografia è arrivato il commissario Cardona. Con quattro libri consecutivi. Quattro libri consecutivi, e diciamo inizia quella che io ho chiamato la saga di Monteselva, che è anche questo luogo che chiaramente non esiste, ma poi in seguito io farò una domanda proprio se questo luogo può essere, diciamo così, trovato nella geografia italiana. Fra l'altro Monteselva, poi non solo i romanzi del commissario Cardona, ma sono stati ambientati anche Malanima Mia, scritto con Giovanna Mulas, che è stato un grandissimo onore, perché Giovanna Mulas è stata fra le candidate italiane al Nobel della letteratura, e poi Il guaito delle giovani volpi, di cui parleremo questa sera. E noi siamo proprio qui questa sera per presentare questi due libri, e infatti Poi è successo ancora qualcosa di cui parliamo dopo, però. Esatto. E vorrei appunto a questo punto spiegarvi un attimo la struttura di come si articolerà la serata. Noi abbiamo questi due libri da presentare, di cui il primo appunto si chiama Il guaito delle giovani volpi, e il secondo è Fiaba Cadabra. Attenzione, che è un testo, diciamo, un po' difficile da pronunciare. Ma molto facile da leggere. Molto facile da leggere. Come si articolerà? Noi adesso partiremo con il primo, appunto, che è Il guaito, e faremo diciamo una piccola lettura che farà la nostra Gloria Sensitoni. Io poi farò un po' di domande su questo diciamo libro. Al termine di tutto questo Alessandro ci delizierà con un paio di canzoni. Dopo di ciò rinizieremo con il secondo libro, appunto, con Fiaba Cadabra, e ci sarà questa improvvisazione scenica, ci sarà, diciamo, una rappresentazione scenica del libro, di un inedito. Quindi stasera vedrete la rappresentazione scenica di un inedito che non è appunto Fiaba Cadabra, ma chiaramente se non mi sbaglio, ho chiamato Fiaba Strocche. Fiaba Strocche, sì. Esattamente. E che praticamente saranno edite a novembre. Diciamo, se ho capito bene, a novembre saranno diciamo edite dal suo stesso editore, diciamo, sì, di Fiaba Cadabra. Sì. Quindi alla fine, chiaramente, ancora di questa rappresentazione scenica ci saranno ancora due contributi musicali di Alessandro, e speriamo, insomma, che la serata sia andata bene così. Se vogliamo iniziare, quindi io anzitutto parlerei diciamo appunto di ciò che ti ha portato a scrivere questo libro. Il guaito del giovane volpi, diamo appunto una prima diciamo spiegazione del, non dico della trama, ma diciamo dell'ambientazione. Anzitutto, ecco, ti vorrei dire, nel frontespizio si legge tratto da una storia vera. Sì, sì. Quindi ti posso chiedere, è realmente preso questa ispirazione da un avvenimento di cronaca, sì, oppure...
Io dico che ci sono i libri che uno scrittore sceglie di scrivere e i libri che invece uno scrittore deve scrivere. Deve scrivere perché si riferiscono ad avvenimenti che causano un impatto emotivo talmente forte che piuttosto che tenerseli dentro con dolore, perché si tratta in questo caso di un avvenimento molto drammatico, trasformarlo in una storia è un po' un esorcizzarlo. Io dico che lo scrittore ha la fortuna che quando subisce uno shock emotivo, invece di andarsi a sdraiare sul lettino di uno psicanalista, scrive un libro ed è un modo per tirar fuori determinate sensazioni. 7 anni e mezzo fa, quasi 8, una ragazza di nome Ina Salem, di origini pakistane, a Sarezzo, in provincia di Brescia, venne trucidata, venne uccisa in modo barbaro dal proprio padre e da alcuni parenti, per il semplice fatto che aveva manifestato l'intenzione e aveva cominciato a comportarsi in modo difforme dalla fede musulmana. E questo fatto mi colpì tantissimo, perché sono padre anch'io, padre di una figlia femmina, e la prima domanda che mi posi quando appresi di questa notizia era: che cosa può spingere un genitore a togliere la vita a quanto di più prezioso si abbia? Io credo che al di là dell'amore tra coniugi, ma l'amore che lega ancora a maggior ragione una mamma che vede nascere un bambino o una bambina nel proprio seno, ma anche un padre ai propri figli, quale possa essere una motivazione talmente forte da indurre ad uccidere? Ovviamente non c'è, non esiste ragione al mondo che possa condurre a questo. Esistono però dei condizionamenti, di costumi, di insegnamenti religiosi, ma intesi in senso fanatico, perché poi la religione, nessuna religione, e dico tantomeno quella musulmana, che è una religione d'amore esattamente come quella cristiana, non ci sono motivi che possano spingere un padre a un gesto del genere. Però evidentemente, mi domandai, ci sono dei condizionamenti culturali così radicati che portano a questo tipo di avvenimenti. Quindi ho fatto la prima cosa che uno scrittore deve fare quando si accinge a scrivere un libro di questo genere, cioè mi sono andato, essendo Ina Salem di Sarezzo, vicino a Brescia, dove io abito, mi è stato anche piuttosto facile, quindi ho esaminato i fatti, quello che dicevano i giornali, ho parlato con delle persone che l'avevano conosciuta, ho conosciuto il suo fidanzato, l'uomo per cui, essendosene innamorata, Ina Salem aveva deciso di distaccarsi più velocemente dai suoi costumi, di vivere, fra virgolette, all'occidentale. Senza entrare in giudizi di merito, era questa persona, questo fidanzato di Ina Salem, era una persona piuttosto difficile, una persona che forse anche a me come padre istintivamente non sarebbe andato poi a genio perfettamente, ma da qui a cercare di correggere una figlia, a darle dei consigli e a toglierle la vita c'è una bella distanza. Ho parlato con, a Brescia c'è una fiorentissima colonia di extracomunitari e in particolare di musulmani, ho trovato delle persone che una volta conosciuto la trama del libro, avendo conosciuto le mie intenzioni, perché poi avremo modo di parlare anche del significato di questo libro, mi hanno aiutato a entrare nella loro cultura, a raccontarmi determinate loro usanze, determinate. E quindi è venuto fuori questo libro che il mio editore avrebbe voluto, come tutti gli editori, fosse un cosiddetto instant book, cioè quei libri che escono immediatamente dopo il fatto e che fanno successo perché si legano a un fatto di cronaca che colpisce l'attenzione pubblica. E poi invece quando ho cominciato a scrivere mi sono reso conto che era un'opera che meritava ben altra attenzione, quindi è rimasta in lavorazione per circa 5 anni. Ed è venuto fuori il guaito delle giovani volpi che, io credo, anche dai riscontri che ho avuto, sia comunque uno dei romanzi che più i miei lettori hanno sentito, hanno recepito come un messaggio forte. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa principalmente da lettore, cioè da
da uno qualsiasi che ha letto questo libro. Non è assolutamente un libro contro l'Islam, non c'è assolutamente nessuna, chiamiamola così, rivendicazione di tipo né religioso né di qualsiasi tipo. Ecco, appunto, si tratta semplicemente, se possiamo chiamarlo così, di un riscontro sicuramente romanzato di un fatto, chiamiamolo, successo, ma che può succedere. Sì, anzi, l'indicazione, quando mi chiedono ma questo è un libro contro l'integralismo, io dico no, è un libro per l'integrazione. Giocando su queste parole, no? Integro, integrazione, integrale, hanno la stessa radice ma hanno significati profondamente diversi. Voi pensate, il pane integrale è un pane, diciamo, forse più ricco di altri alimenti perché è pieno di fibre, scarta meno materiale per arrivare al pane. L'integrazione è l'esatto contrario dell'integralismo. Io credo che certe volte i nostri pregiudizi, pensiamo a quello che sta succedendo adesso fra israeliani e palestinesi, derivino più che altro da un'ignoranza più o meno volontaria delle culture altrui. Quando presento questo libro faccio sempre un esempio. Mettiamo che un cristiano invidi un musulmano a cena e, non conoscendo le sue usanze, gli presenti un menù completamente a base di maiale. Quindi gli offrirà dei salumi come antipasto, gli offrirà una bella gricia, poi gli offrirà una cotoletta di maiale. Il musulmano si alzerà dalla tavola e se ne andrà via pensando di essere stato offeso mortalmente, ma questa offesa deriva non da una volontà che aveva l'occidentale di offenderlo, ma da ignoranza dei costumi dei musulmani. Così come, al contrario, pensate che un cristiano fervente cattolico venga invitato a cena il Venerdì Santo e il musulmano, non sapendo che il Venerdì Santo per i cattolici è digiuno e astensione dalla carne, gli offre invece una bistecca alla fiorentina. Ugualmente il cristiano potrebbe pensare che il musulmano ha voluto offenderlo, ma non è così. Questo è un libro per l'integrazione. Fatima, venendo alla storia, Fatima che ovviamente non è, la storia è diversa da quella di Inna Salema, però è la storia di Fatima, una ragazzina che viene sposata a 15 anni, viene sposata nel senso transitivo della frase, cioè viene obbligata a sposare un uomo molto più grande di lei, che potrebbe essere suo padre, e in più viene estirpata dal suo tessuto sociale, dal suo tessuto culturale, e portata in Italia in cerca di il suo marito cerca lavoro. Immaginate questa ragazza estirpata dal suo ambiente, trapiantata in una terra che non è la sua, come si possa sentire. Ma a questo punto forse sarebbe bene fare la prima lettura. Direi di proprio che sia il caso di mettere diciamo il pubblico davanti a delle piccole, chiamiamole così, estrapolazioni del libro. Abbiamo cercato di non appesantire troppo la lettura per non annoiare. Quindi inviterei qua la nostra Gloria Sensitoni. Buonasera. Eppure erano trascorsi solo 3 anni dal giorno del suo 14° compleanno. Le parve ancora di vedere zio Azar, che in camicia bianca di cotone e pantaloni neri con la riga, con le scarpe sporche di terra, grigia e polvere, si piegava sulle ginocchia tenendo ben ferma tra le mani da contadino la sua vecchia reflex. Gloria per la sua lettura. Adesso poi toglieremo i fogli, chiaramente. Adesso vorrei passare, appunto, però è molto scenografico il foglio lanciato. Il lancio del foglio, no, questo se mi permetti è un sintomo della nostra, chiamiamola così, piccola disorganizzazione. Potevamo spillarli. No, ma usa. Però no, è molto scenografico, molto indubbiamente. Allora, abbiamo sentito un po' di estratti da questo, diciamo, romanzo. Sì, abbiamo parlato di Paolo, perché Paolo, non l'abbiamo detto, è il ragazzo di cui inevitabilmente, direi, si innamorerà Fatima. Esatto. Avete sentito Fatima essere chiamata Francesca, perché i suoi compagni di classe, nasce da una sfida, da una provocazione di un collega, diciamo, alquanto razzista, che dice che lui non vuole chiamarla Fatima perché non vuole che per la sua gola passi niente di arabo.
e quindi la chiama Francesca a mo' di provocazione. Invece Fatima questo nome lo assume su di sé come segno, lei dice, della mia doppia identità, dell'identità spezzata, né italiana né araba, né musulmana né cristiana. E a questo proposito c'è una frase all'inizio del libro, che è una frase di Ina Salem, che disse, poverina, non voglio essere né cristiana né musulmana, voglio essere soltanto una buona italiana, che riassume un po' la voglia di integrazione e quel discorso che ho fatto prima. Sì, tra l'altro io ho notato, se proprio mi sembra, diciamo, una, forse un caso, però insomma i protagonisti appunto con il nome italiano Francesca diventano Paolo e Francesca. Sì. Molto, a me, dai. E in più posso citare una cosina scritta da un certo Dante Alighieri, che diceva: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, e Paolo e Francesca nella Divina Commedia si innamorano proprio leggendo un libro. Infatti, con effetti tragici poi. E rimanendo sempre, chiamalo così, sui nomi, io vorrei ritornare appunto, l'avevo detto prima, a Monteselva, perché tu hai ambientato in questa cittadina immaginaria tutto il tuo, diciamo, lavoro del commissario Cardona. Sì. E incredibilmente anche qua ritroviamo, sì, Monteselva, e direi di più, che ne dai le circostanze, anche diciamo le cose particolari, è dotato di supermercati. Sì, di... Sì, sì. Quindi possiamo dire che realmente questo Monteselva lo hai preso da una città esistente in Italia, nel nord Italia? No, allora Monteselva è una scelta narrativa, cioè ci sono due tipi di scrittori, no? Prendiamo uno, Camilleri. Camilleri è siciliano e scrive, ha inventato anche lui un po' una location, perché poi la città di Montalbano non esiste, però è riconoscibile con la Sicilia, è riconoscibile il linguaggio con il linguaggio siciliano, anche se non ortodosso, e lui ha fatto quella scelta di raccontare quello che conosce, è vissuto in Sicilia, ha raccontato la Sicilia. Scelta totalmente legittima, ma un po' limitativa, perché diciamo che un lettore, Camilleri è bravissimo, quindi lo apprezzano tutti, però probabilmente scrivendo specificamente solamente racconti ambientati in Sicilia, un lettore siciliano può apprezzarlo ancora di più. Oppure c'è la scelta salgariana. Salgari che cosa fece? Non si era mosse mai da Genova, ma raccontò avventure avvenute in Malesia, in Messico, nei mari del nord, negli oceani, in Africa, in India. Ma allora poteva farlo, perché non esisteva National Geographic, non esistevano i reportage sia scritti che fatti in video dai paesi lontani, quindi si poteva inventare, e in realtà l'India di Tremalnai con la Malesia di Sandokan sono dei posti inventati. Quindi allora lui poteva fare questa scelta qui. Quindi le scelte sono due: o scrivere limitando alle proprie esperienze, io ho vissuto a Vacone e ci ho ambientato un romanzo, ho vissuto a Roma, a Milano, a Brescia, e quindi io potrei scrivere, diciamo che sarei fortunato, potrei scrivere di un determinato numero di posti non limitati. Però anche qui c'è una terza scelta. La terza scelta è quella di creare una specie di set cinematografico, cioè un posto che esiste solo nella fantasia, però viene ben identificato. Quindi io, prima di partire con Monteselva, ho proprio fatto una mappa completa dove c'è l'ospedale, il supermercato, lo stadio, il municipio, dove c'è praticamente tutto. La conosco io, e pian piano, leggendo i miei romanzi, la conoscono i lettori. Diventa una città franca, una città dove tutti abbiamo la cittadinanza, perché Monteselva non esiste. È ispirata, mi chiedeva una collocazione geografica, diciamo che è ispirata a una cittadina di 25.000-30.000 abitanti sull'Appennino. Quindi potrebbe essere in Emilia-Romagna, potrebbe essere in Toscana, potrebbe essere nel Lazio, ma in realtà è la sintesi della provincia italiana. Quindi Monteselva è un luogo dell'anima, un luogo della fantasia, dove sono ambientate le mie storie, come se fosse Cinecittà. Benissimo, io vorrei ritornare invece, chiamolo così, all'argomento principale, cioè quello dell'integrazione. Se io voglio trovare un senso a questo romanzo, posso dire che l'amore è il ponte che
tra le culture. Se c'è questa difficoltà di comunicazione tra le culture, l'amore tra due persone riesce a far travalicare ogni difficoltà, ogni diciamo occasione di scontro e appianare tutte queste difficoltà. Può essere vero questa? Può essere un'interpretazione che tu condividi? Beh, tu prima hai parlato della storia di Paolo e Francesca, che credo sia la sublimazione dell'amore più di ogni altro. Forse Giulietta e Romeo di Shakespeare, cioè, è allo stesso livello, però credo che questi due esempi siano veramente il massimo del significato dell'amore. Purtroppo entrambi, sia Giulietta e Romeo che Paolo e Francesca, hanno poi una soluzione mortale. Il che non è completamente negativo, perché tutto sommato, io credo, qui ci andiamo a inoltrare in discorsi che forse non sono, sono troppo ampi per trattarli in una sola serata, però io credo che l'amore davvero sia qualcosa, ci credo alla mia età, ci credo nonostante le esperienze di vita che tutti quanti facciamo, più o meno positive, io credo ancora fermamente nell'esistenza di un amore che, come dice Cesare, possa superare le distanze, le barriere, le differenze culturali. Richiede un sacrificio, richiede abnegazione. Abbiamo parlato di Fatima, Francesca, ma dicevo prima c'è anche Paolo. Paolo, tante volte mi pongono le domande alle presentazioni, tu in quale personaggio ti identifichi? E io di solito rispondo in tutti, perché uno scrittore mette un po' di sé in ognuno dei personaggi che va narrando. In questo caso devo dire però che il personaggio che io amo più di ogni altro è Paolo. Paolo è un ragazzo che viene da una famiglia di lavoratori, è un ragazzo che oltre a studiare lavora egli stesso per arrotondare il bilancio familiare, è un ragazzo che non si lascia spaventare delle differenze culturali con Fatima. Che cosa fa? Crede soltanto nell'amore, nel sentimento che prova per questa ragazza, e per questo si rende disponibile a rischiare anche la propria vita. Quindi alla tua domanda, Cesare, la risposta è sì, assolutamente sì. Se c'è un qualcosa che rende la nostra vita degna di essere vissuta, è esattamente l'amore, che poi non è detto che sia esclusivamente un amore di tipo sentimentale o sessuale, ma l'amore che può essere verso un compagno, verso un marito, una moglie, ma può essere verso un figlio, può essere verso una persona cara a cui si sacrifica a volte la propria vita. Ci sono tanti modi di sacrificare la propria vita, ci sono i modi drammatici di Paolo e Francesca o di Giulietta e Romeo, e c'è un modo molto più modesto, molto più silenzioso di abnegazione nei riguardi di persone che ci sono care, che hanno dei problemi, delle sofferenze, che è assolutamente alla stessa dignità di quell'altro. No, sono assolutamente d'accordo, anzi vorrei, appunto, io ho parlato di ponte tra le culture, la possibilità che l'affetto, l'amore tra persone sia un ponte tra le culture. Io vorrei leggere questo piccolissimo estratto che mi sono scritto proprio per confutare un attimo questa situazione, e parla, in questo caso parla proprio Francesca Fatima, chiaramente. Io purtroppo ho gli occhiali, è meglio che me li tolgo, che non sono da sole, ma sono da vista. È che a volte mi sento in trappola. Da una parte mio marito, che non mi permetterà mai la mia prima integrazione. Dall'altra i miei compagni, perché quanti sforzi facciano non riescono a trattarmi come una di loro, ad accettarmi davvero. Sembra che tutti pretendano da me una presa di posizione netta, o musulmana o cristiana, occidentale o orientale. È finito, però insomma, ecco, questo piccolo sfogo dice tutto quanto delle difficoltà, poi diciamo, che ci sono nella realtà di questa diciamo possibilità. Il ponte tra le culture non è sempre così facile, l'amore non sempre diciamo riesce a travalicare queste difficoltà. Purtroppo non abbiamo diciamo tantissime dimostrazioni che non sempre è così, sì, facile. Io sono d'accordo con te, però è il migliore dei tentativi, se non sicuramente altro. Io a questo punto vorrei invitare Alessandro a
a farci sentire un paio di canzoni, se sei pronto. Due. Una. Mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro al cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato.